Dopo le voci delle ultime settimane, arriva la conferma, Super Simo lascia Mediaset, dove avrebbe dovuto condurre la seconda edizione di Temptation Island VIP, per tornare in Rai. Condurrà The Voice of Italy e non solo. Carlo Freccero colpisce ancora. Dopo essersi accaparrato la nuova stagione di The Good Doctor, serie di successo trasmessa d'estate su Rai 1, il neo direttore della seconda rete punta tutto su un cavallo di razza. Un volto che proprio su Rai 2 si era costruito una nicchia solida e scintillante, Simona Ventura. I rumors delle ultime settimane che vedevano la conduttrice divisa fra il biscione e le sirene di Mamma Rai. Trovano finalmente conferma nelle parole di Marco Paolini, direttore generale dei palinsesti Mediaset. È stato un peccato. Temptation VIP le era venuto bene. Ma è la legge del calciomercato, spiega il DG in un'intervista al Messaggero proprio in merito all'addio dell'avventura. Dopo la parentesi in Sky e la partecipazione all'Isola dei Famosi come naufraga, per Simona si sono aperte le porte del fascino dell'amica De Filippi, che l'ha voluta prima a selfie, le cose cambiano. Poi ad amici come giudice e, infine, a Temptation Island VIP. Molte le voci su un suo approdo alla nuova edizione della Pupa e il Secchione, a un nuovo reality avventuriero su Italia 1 e, addirittura, al Grande Fratello. Ipotesi smentite con la scelta di Simona di tornare alle origini, alla rete che ha ospitato i successi più clamorosi della sua carriera, da quelli che il calcio, a cui, chissà, potrebbe fare ritorno nella prossima stagione, a Music Fam. Per la conduttrice il nuovo impegno professionale sarà la conduzione della nuova edizione di The Voice of Italy, che riprenderà a distanza di un anno con un cast completamente rinnovato. Niente più Temptation Island VIP, quindi, per il quale sembrava ormai tutto pronto proprio in virtù degli ottimi ascolti registrati da Super Simo. Quello era venuto bene, poi, conferma fra le righe e i dissapori con i vertici Mediaset e una certa diffidenza nell'assegnarle nuovi progetti. La speranza è che la conduttrice possa, grazie a Freccero e alla Rai, riprendere un rapporto continuativo e ricco di soddisfazioni.